siamo qui. Se seguiamo il sentiero ed evitiamo i mostri... Mostri? Non preoccuparti, se rimaniamo sul sentiero andrà tutto bene. Questo è lo spirito, Betty. Oh, uff! Siamo nei pressi del lago tropicale, dove vive il mostro marino. Mostro marino! Scusatemi, ma che cos'è tutto questo baccano? Pensavamo che fosse il mostro marino. Beh, divento un mostro se non riesco a dormire, perciò se non vi dispiace... Ci scusi, signor Granchio. Da che parte dobbiamo andare, Betty? Di qua! Arrivederci, signor Granchio! Au revoir e arrivederci in francese! Qualcosa non va, Betty? Perché ti sei fermata? Siamo arrivati al vulcano gigante, dove vive il serpente gigante! Oh no, oh no! Un serpente gigante! Salve! È solo Mary! Arrivederci, serpente gigante! Serpente gigante? Guardate! Una porta! E... del formaggio fuso! Ma come facciamo a raggiungerla? Occhio a dove mettete i piedi! Niente passi falsi! Sono accesi sopra la porta. Il primo era il verde. Poi c'era il blu. Poi c'era il rosso. Beh, crema il formaggio. Betty, hai trovato il prossimo. È il giallo. Rosa. Rosso. Oh, uff. Evviva! Molti altri lupetti? Sì! Lupetti, avete risolto tutti i nostri indovinelli? Ve lo siete meritato! Sì! Eccolo qua! Oh? Oh? Era l'ultimo pezzo di carta da regalo, Rolly! Oh oh! Eh? Lascia che ci pensi io! Salve! Oh!
Ora, Dagi, ti vuoi mettere tu in porta? Uff! Lupetti, dovete provare a far passare il pallone oltre Dagi per fare un gol. Perché? Ecco, Betty, il perché è... perché è divertente. Sì! Allora, Dagi vi tirerà il pallone e voi dovrete provare a ripassarglielo. Va bene! Oh, uff! Credo che Dagi voglia che calciamo la palla. Calciare la palla? Va bene. Calcia, 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 calcia! Calcia! È stato un calcio stupendo. Puoi dirlo forte, Norri, ma devi calciare il pallone verso la porta. Oh! Va bene. Oh, cielo! Che cestino grande! Sì, dentro c'è tutto l'occorrente per il picnic. Abbiamo... una tovaglia. Piatti. Panini. Tazze. Torte. Succo. E... orsacchiotti! Orsacchiotti? Sì, è un picnic per orsacchiotti. Uff, uff! Il mio orsacchiotto si chiama Zazà. Di ciao, Zazà. Il mio si chiama Sergente Spacca. Spacca! Questa è la professoressa Fasi. Lei è molto intelligente. Lui è Pozzanghera. A lui piace fare splash, splash, splash. Lui è... Raggio di sole ti vuole tanto bene. Uff! E il tuo orsacchiotto come si chiama, Dagi? Uff! Oh, ma è grandioso! E come si chiama questo orsacchiotto? Oh, quello non è un orsacchiotto, Tag. Quello è un autentico... orso! Ciao! Come ti chiami? Il suo nome è Beryl. Mostriamo a Dagi le cose interessanti che abbiamo trovato? Sì! Tag, tu hai trovato una palla. Rimbalza tantissimo! Betty, tu hai trovato un libro interessante. Sì, è interessante! E tu, Happy, hai trovato un bicchiere di... acqua! Beh, tu hai trovato un bicchiere. Rolly ha trovato una... una roccia! Eh? Sì, una roccia. Wow! Norri sembra avere qualcosa di molto interessante. Sì! Io non sono interessante. Io so che cosa c'è di interessante in te, Coccinella. Cosa? I tuoi puntini. Sì, è così, Norri. Le coccinelle hanno dei puntini sul dorso. Woof! Tu hai 6 adorabili puntini sulla schiena, Coccinella. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ed è lo stesso numero di cose interessanti che abbiamo trovato. Possiamo colorare anche noi, Dagi? Oh, woof! Io adoro le api! Che colore vuoi usare per l'ape, Betty? Giallo! È davvero fantastica, Betty! Tocca a me, tocca a me! Un'autopompa! La colorerò di... rosso! Nino, 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 nino.
vuole essere il prossimo? Io, per favore! Acqua! Di che colore è l'acqua, Happy? Blu! Splash! Tocca a me! È una lucertola! Le lucertole sono... verdi! Ma è un po'... confusa! Io colorerò questa arancia senza uscire dai contorni. Ma qui non abbiamo il colore arancioni! Non preoccupatevi, lupetti. Vi aiuterà Dagi a crearlo. Perché lui ha il distintivo del colore. Oh! Sì! Uff, uff, uff! Esatto! Potete creare nuovi colori mescolando altri colori insieme. Uff, uff! Perciò, se si mischia il giallo con il rosso, si ottiene... l'arancione! Wow! Cosa c'è ora? L'uva! L'uva è viola! Ma come faccio a creare il viola, Dagi? Uff! Uff! Mischiando... il rosso e il blu! Oh, ho fatto il viola! Oh. Oh, quella è una chiave! A che cosa serve? Uff, uff. Beh, Dagi lo sa, perché lui ha il distintivo della chiave. Le chiavi possono essere usate per molteplici cose. Uff, uff, uff. Possono accendere qualcosa, aprire qualcosa, sì! Sì! O tenere qualcosa al sicuro. Oh. E questa a che cosa serve, Dagi? Non lo sappiamo, ma lo scopriremo attraverso prove ed errori, Norri. Che cosa vuol dire, prove ed errori? Beh, è un po' come un gioco, diciamo. Sì! Giochiamo a prove ed errori! Io faccio una prova. Io ho fatto un errore. Prova. Allora, chiediamo a un pesce. Mi scusi, signor pesce, sa per caso cos'apre questa chiave? Oh, se me lo aveste chiesto 3 secondi fa, ve lo avrei saputo dire. Magari serve ad aprire la sua cassa del tesoro. Da dove salta fuori? Oh, cielo! Cosa c'è dentro? È un... oh, certo, è un... un... oh, sì, è un... un... ah, fermi! Non ditemelo! È un... un... è un... è un'altra chiave! O salvare i nostri amici? O salvare la città? Ci sono sempre altri modi per risolvere i problemi, lupetti. Per esempio, potreste dover salvare la città con... la danza! Oh, uff! Ma Jet non ha l'abbigliamento giusto per danzare! Facciamogli indossare qualcos'altro, allora! Sì! Oh! Jet adorerà questo vestito! E anche questo! Queste scarpe sono perfette! Sembra molto più buffo! Sì, è pronto per danzare! Ehi! Fammi vedere come te la cavi! Con queste mosse! Io salverò la città!
Uff! Sì, potremmo dare a Jet una nuova voce. Una più dolce! Come se gli interessassero i sentimenti degli altri! Jet, ti devi nascondere! Jet non nasconde i suoi sentimenti! Allora, dimmi, che cosa provi? Sono sempre molto arrabbiato. Sta tranquillo, butta tutto fuori! Jet è così compassionevole. Che cos'altro può fare? È bravo in matematica. Matematica? Sì, è molto utile quando si va di qua e di là nello spazio. Jet, finirai dritto contro quegli asteroidi. Non preoccuparti, calcolerò la rotta per passarci in mezzo perché sono bravo in matematica! Gradi al secondo, traiettorie interrotte, diminuzione del carburante uguale spostamento rapido! Oh! Avete visto? Dagi stava per dire qualcosa ma si è fermato perché lui sta facendo piano. Ora provate voi, Tag? Sì! Hai visto che cosa ha fatto Dagi Tag? Oh, sì! Proprio così! Ora tutti gli altri! Eccellente! Guardate! Dagi dice che gli fa molto piacere che stiate tutti facendo piano. Riuscite a dire qualcosa senza fare rumore? Stai dicendo che hai freddo? Stai dicendo che hai caldo? Sei contento? Penso che tu stia pensando. E tutto senza far rumore. Siamo pronti per andare a scovare lo Snard? Tua bisnonna vide per l'ultima volta lo Snard. Oh, sembra che qui qualcuno abbia fame. Hai portato il tuo pane all'ananas fatto in casa, Dagi? Cielo! Ecco lo Snard! Guardate! Rolly è passato di qua! Blu! È ora di decontaminare! Con un po' d'acqua ed uno straccio. Pulito! Guardate! C'è dell'altro blu! Ci penso io! Ne ha trovato un po'! Ce n'è anche qui! E qui! E qui! Wow! Sembra che ci sia una grossa macchia di blu proprio qua, Lupetti. Uff. Uff. Aspettate, c'è del blu qui. Sembra portare verso... Uccelli!
Sì! Niente più tracce blu! C'è giusto il tempo per un'altra cosa. Un Daggy a braccio! Oh. Daggy a braccio!